Eccellenza, sta procedendo il lavoro al Parco Roja con questo campo accoglienza per i migranti. Chiediamo a lei come sta andando dopo questi primi giorni. Allora, è chiaro, i primi giorni sono stati naturalmente un po' più complicati, il rodaggio insomma di una struttura che certamente è stata messa su con una certa difficoltà, anche perché la fretta con la quale si è agiti insomma ci ha indotto anche ad accelerare al massimo e non perfezionare diciamo alla partenza tutto, quindi via via si sono andati trovando aggiustamenti e anche soluzioni magari a cose non ancora previste, a problemi non previsti. Per ora la struttura può contare sulla presenza di 30 moduli che consentono di ospitare all'incirca 180 persone, ma sono in arrivo, ne sono già arrivati altri e contiamo nella prossima settimana di portare a regime tutto il campo con una disponibilità di posti per 360 posti, sui quali probabilmente poi ancora interverremo con altre soluzioni alle quali stiamo pensando. La macchina della Croce Rossa come sempre ha dato ottimi risultati, ha una capacità organizzativa già sperimentata d'altronde nella precedente esperienza del campo alla stazione, però questa volta a fianco alla Croce Rossa agiscono anche le associazioni di volontariato del territorio attraverso forme di collaborazione in vari momenti diciamo, dell'organizzazione del campo in cui si richiede anche la presenza di un po' di personale in più. E in questa maniera stiamo cercando anche di garantire quantomeno il vitto anche ai migranti che al momento non trovano ospitalità per questioni di numeri nel campo e quindi così di dare una forma di accoglienza la migliore possibile anche a quelli che momentaneamente appunto devono attendere l'arrivo di altri moduli. Il problema è quello dei migranti per Ventimiglia che si protrae ormai da un anno. Secondo lei questa situazione si protrarrà nel tempo oppure a Ventimiglia possono sperare in una fine prima o poi? Allora guardi, è una domanda alla quale credo che nessuno possa rispondere, però dico sicuramente Ventimiglia è una città purtroppo di frontiera, quindi nel bene e nel male dovrà sempre immaginare una presenza di migranti. Chiaro, si spera una presenza fisiologica e non in numeri così grossi come abbiamo avuto negli ultimi tempi. La stagione estiva si sa, d'altronde porta molti sbarchi e benché molti dei migranti che sbarcano vengano assegnati attraverso un riparto nazionale fra tutte le regioni d'Italia, purtroppo registriamo che anche quelli assegnati ad altre regioni tendono sempre ad arrivare a Ventimiglia perché c'è sempre questo desiderio di, che non si riesce insomma, a spegnere, di comunque di oltrepassare la frontiera. E questo purtroppo rende Ventimiglia particolarmente allettante. Quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati non è purtroppo quello di eliminare completamente la presenza di migranti, perché questo credo che non rientri nella capacità di nessuno di noi, ma quantomeno intanto di alleggerire la pressione sulla popolazione che ha già dato tanto e che ha già dato molte dimostrazioni di solidarietà e di tolleranza. Dall'altra anche però quella di cercare di gestire questi numeri in maniera tale che siano per i migranti delle condizioni di vita accettabili e per la popolazione si evitino situazioni di degrado, quindi l'obiettivo è gestire quello che abbiamo. Per terminare, Eccellenza, lei venerdì notte ha subito convocato una riunione in prefettura dopo l'attentato di Nizza. Purtroppo ieri sera abbiamo visto quello che è successo a Monaco di Baviera. Come si sta affrontando dopo una settimana dall'attentato di Nizza la situazione in provincia di Imperia? Allora, guardi, intanto nella riunione l'abbiamo fatta il giovedì notte, perché in realtà era proprio il giovedì quello della... E poi il giorno dopo abbiamo fatto un comitato allargato anche agli esponenti del territorio, perché era giusto anche confrontarsi con loro. Noi abbiamo un dispositivo che è da tempo già in piedi, dai fatti già del novembre scorso in Francia, quindi è un obiettivo che anche qui va via via perfezionandosi e va allertandosi nei punti di maggiore interesse, quindi se parliamo di frontiera magari c'è una maggiore attenzione in frontiera, in altre situazioni di allertamento magari l'attenzione viene spostata su obiettivi diversi. L'episodio di ieri è ancora contornato di molte ombre, quindi non saprei neanche se vada o no inquadrato negli esempi, nei casi di cui abbiamo parlato. Comunque ci induce sempre e esclusivamente a tenere alta l'attenzione, questo in ogni caso.